Tre colpi di pistola contro l'abitazione del primo cittadino di Leporano, Angelo D'Abramo. Indagano i carabinieri. Di questo e di altro parleremo nel nostro notiziario dopo la sigla. Colpi di pistola contro l'abitazione del sindaco di Leporano, indagini in corso. Per la soprintendenza la statua ritrovata in mare a Taranto non riveste nessun interesse archeologico. Taranto Respira presenta il suo candidato sindaco. Per lo sport, il basket trasferta a Perugia per la Puma Trading Taranto. Bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Tre colpi di arma da fuoco, pare di pistola ad aria compressa, sono stati esplosi contro l'abitazione del sindaco di Leporano, nel Tarantino, Angelo D'Abramo. Ad accorgersi dell'accaduto, un familiare del primo cittadino che ha notato tre fori sul portoncino d'ingresso dell'abitazione. Un altro inquietante episodio che scuote la cittadina dopo il recente atto intimidatorio verificatosi nei confronti del vice sindaco Iolanda Lotta, alla quale lo scorso 17 gennaio era stata incendiata l'autovettura. Le indagini a cura dei carabinieri sono volte ad individuare i responsabili, il movente e l'eventuale collegamento fra gli attentati agli amministratori leporanesi. Diversi i messaggi di vicinanza e solidarietà giunti in redazione per D'Abramo. Hanno agito nella notte i malviventi che hanno fatto esplodere un ordigno esplosivo all'interno del centro commerciale Mongolfiera di Taranto ed hanno distrutto il dispositivo bancomat. Al momento non si conosce la quantità del denaro asportato. Indagini in corso per l'identificazione degli autori anche tramite la visione delle immagini registrate dalle telecamere presenti nella galleria commerciale. Presentata in tutta fretta nei giorni scorsi, la statua di Afrodite, ritrovata in mare per la soprintendenza archeologica, è un falso. Sentiamo. Non riveste alcun interesse archeologico l'Afrodite che si allaccia il sandalo, soggetto frequentemente attestato in età ellenistica, ovvero la statuetta di 64 centimetri circa di altezza, rinvenuta in mare lungo il litorale sud-est di Taranto, presentata dal sindaco Ipazio Stefano qualche giorno fa in una improvvisata conferenza stampa e inquadrata da un anonimo archeologo contattato dallo stesso sindaco nel IV secolo a.C. e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lecce, il cui Archeologia sede a Taranto nei conventi di San Domenico e Sant'Antonio, a spegnere con un duro comunicato stampa gli entusiasmi del primo cittadino, del sub Luca Di Noi, autore della scoperta, e dei tarantini che attraverso i social network avevano contribuito ad amplificare il clamore della notizia. Sulla statua bronzea, scrive la soprintendente architetto Maria Piccarreta, non si registra minimamente la presenza di incrostazioni marine, di macchie o di ossidazioni del metallo compatibili con una presunta plurimillenaria giacitura sui fondali. Solo dopo la presentazione alla stampa, funzionari e tecnici della soprintendenza hanno avuto la possibilità di prendere visione del manufatto bronzeo. Archeologi di altre soprintendenze dell'ambiente universitario, chiamati ad esprimere un parere sulla statuetta, esaminata nei laboratori del convento di Sant'Antonio, hanno confermato che si tratta di una riproduzione in stile classicheggiante, levigata e leziosa nella posa, con proporzioni disarmoniche nella resa del corpo. Le dita delle mani sono rigide e poco modellate, accostate l'una all'altra. La soprintendenza, dopo ulteriori approfondimenti, fornirà ulteriori informazioni circa il periodo di realizzazione del manufatto e chiude il suo comunicato evidenziando ancora come le procedure anomale della consegna e dell'esame della statua a cura di soggetti esterni all'ufficio abbiano destato aspettative ed interessi che ora si intende ridimensionare. Sarà Donato Cafagna il nuovo prefetto di Taranto a prendere il posto di Umberto Guidato, destinato a Vicenza con le stesse funzioni. Cafagna, originario di Barletta, 55 anni, si è laureato all'Università degli Studi Aldo Moro di Bari. La sua carriera in prefettura parte nel 1987 come viceconsigliere presso quella di Bari fino a diventare viceprefetto nel 2002. È stato anche commissario straordinario della città degli scavi di Pompei. Il Movimento Civico Taranto Respira presenta il suo candidato sindaco e Vincenzo Fornaro, ex allevatore, ora coltivatore di canapa, impegno quindi sulle questioni ambientali.
Ovviamente il mio è un percorso iniziato anni fa, mi sono sempre interessato della questione ambientale legata ovviamente all'Ilva. Questo è un problema che si sta purtroppo risolvendo nel peggiore dei modi, come avevamo previsto noi tempo fa, perché con l'ultimo annuncio della cassa integrazione di circa 5.000 o 3.500, adesso si c'è una lotta sui numeri, operai comunque ci sarà e quindi si rischia di avere la disoccupazione e la non risoluzione dei problemi ambientali. Esattamente quello a cui noi volevamo porre rimedio nelle scorse tornate elettorali. Quindi il problema ambientale è abbastanza famoso, ma soprattutto perché abbiamo visto questa città fare un passo indietro di circa 30 anni. C'è stato un peggioramento delle condizioni di vita, quindi insieme ad un gruppo di cittadini che ci stanno mettendo la faccia, il cuore e soprattutto il coraggio, perché oggi a Taranto per affrontare questa campagna elettorale ci vorrà un grandissimo coraggio, cosa che noi abbiamo deciso di provare a raddrizzare il corso degli eventi e rendere la dignità che questa città merita. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso un 28enne tarantino ed un 21enne di Manduria. Un cittadino ha segnalato al 112 l'avvenuto furto di due grosse giare dalla sua abitazione a Talsano. I militari hanno subito rintracciato il furgone con a bordo i due ladri in via Cugini a Taranto. Nel mezzo c'era la refurtiva restituita poi al proprietario. Si tratta di due vecchie giare in creta alte circa un metro. Nel corso delle operazioni il 21enne è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana occultati sul furgone. I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Il 21enne è stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il furgone e lo stupefacente sono stati sequestrati. Sit-in stamattina dei genitori dei piccoli alunni dell'asilo del Vasto che chiedono chiarimenti all'amministrazione comunale sui tempi della restituzione della struttura. Questa mattina io in rappresentanza degli altri genitori dell'asilo siamo qui perché alla data di oggi, 4 febbraio 2017, ancora i lavori così come disposti dall'ordinanza del 2 novembre e oggi alla scadere dei 90 giorni i lavori non sono partiti. Ora noi genitori chiediamo alla pubblica amministrazione, al nostro sindaco, quando ci restituite il nostro asilo? Attualmente i bambini dell'asilo, ex asilo Vasto, sono ospiti del Santa Teresa in via Anfiteatro. Certo i bambini stanno bene, però non è un luogo idoneo a quelle che sono le esigenze psicopedagogiche dei bambini. Quindi ad oggi, proprio questa mattina ho preso visione all'albo pretorio, non c'è nessuna determina che determini l'affidamento dei lavori. Quindi noi non vogliamo sapere tutta la procedura della gara, ci mancherebbe, ma vogliamo sapere quando inizieranno e quando e se ci verrà restituito l'asilo, perché questo è un bene della nostra città e non vorremmo assolutamente che andasse a finire come tutte le strutture fatiscenti scolastiche abbandonate. Innovazione in agricoltura, serve una seconda rivoluzione verde, se ne è parlato ieri a Grottaglie, vediamo. Nell'auditorium della BCC San Marzano di San Giuseppe a Grottaglie si è parlato ieri pomeriggio di agricoltura sociale, sostenibile, rispettosa dell'ambiente e socialmente giusta. Fra i relatori Christos Xyloiannis, docente di fisiologia delle specie da frutto, frutticoltura generale, tecniche vivaistiche del Dipartimento di Scienze dei Sistemi Culturali, Forestali e dell'Ambiente dell'Università degli Studi della Basilicata, secondo cui l'utilizzo dei fertilizzanti ha impoverito i suoli, ha causato l'aumento dell'emissione di anidride carbonica in atmosfera e l'inquinamento delle acque superficiali e delle falde acquifere. Da qui la necessità di una rivoluzione verde, quella dell'agricoltura ecosostenibile. Quando si parla di sostenibilità ambientale partiamo dalla fotografia della situazione attuale, prima di tutto i terreni. Noi negli ultimi 60 anni, dal 1940, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci siamo posti l'obiettivo di aumentare la produzione per ettaro, la rivoluzione verde, la prima rivoluzione verde, e aumentare la produzione per ettaro, semplificare il sistema, meccanizzare, utilizzare la chimica, soltanto la chimica purtroppo, e la genetica.
e ci siamo riusciti a ottenere risultati spettacolari. Però gli aspetti positivi di questa prima rivoluzione sono terminati. Abbiamo distrutto i suoli dal punto di vista microbiologico, dal punto di vista della fertilità, dal punto di vista della struttura dei suoli, e abbiamo inquinato. Presentate le esperienze e le tecniche di agricoltura sostenibile già avviate sul territorio. Durante il percorso di lavoro agricolo sociale si sono avvicinati spontaneamente, direi, gli agricoltori. A questo punto abbiamo raggiunto quella maturità che ci consente appunto di poter trasmettere anche i dati che sono venuti fuori dalla ricerca del professor Xiloyannis. Nonostante sia un settore economico e un'attività economica molto tradizionale, si presta ad un'innovazione anche estremamente spinta. Anche in questo settore noi stiamo lavorando con delle aziende proprio perché bisogna camminare insieme per poter portare avanti un cambiamento. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Beni Comuni nell'ambito del progetto Lavoro Agricolo Sociale, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Torna domani in Piazza Immacolata a Taranto il giardino del bio di Legambiente. L'associazione ambientalista inoltre ha ultimato il suo dossier Stop Pesticidi, che raccoglie ed elabora i risultati delle analisi sulla contaminazione da fitofarmaci nei prodotti ortofrutticoli e trasformati realizzate dalle agenzie per la protezione ambientale, istituti zooprofilattici sperimentali e ASL. Sebbene i prodotti fuori legge, cioè con almeno un residuo chimico che supera i limiti di legge, siano solo una piccola percentuale, tra verdura, frutta e prodotti trasformati la contaminazione da uno o più residui di pesticidi riguarda un terzo dei prodotti analizzati. Nel dossier emerge anche la crescita delle aziende agricole che scelgono di non far ricorso ai pesticidi e di produrre secondo i criteri biologici e biodinamici, seguendo forme di agricoltura legate alle vocazioni dei territori, operando per salvaguardare le risorse naturali e la biodiversità grazie alla ricerca e alla innovazione. Si è costituito il 2 febbraio scorso a Pulsano il movimento Non Una di Meno. Ne fanno parte donne dei comuni di Pulsano, Leporano, Taranto, Manduria, Faggiano, Lizzano, Grottaglie, Fragagnano, Carosino e San Giorgio, che coinvolgeranno nell'immediato futuro donne delle istituzioni, sindacati, l'associazionismo nel suo complesso dei paesi della zona orientale della provincia di Taranto, per aderire allo sciopero delle donne che si terrà il prossimo 8 marzo in tutto il mondo. Vogliamo unirci alla marea globale determinata a rifiutare la violenza contro le donne in tutte le sue forme, si legge nella nota. Tante le donne presenti 2 giorni fa al Castello de Falconibus di Pulsano che si sono date una provvisoria forma di coordinamento per poi rivedersi nei giorni successivi, l'incontro nazionale che si terrà oggi e domani a Bologna, al quale parteciperà una componente del neo coordinamento. Si chiama Allenamenti della Mente la manifestazione presentata al Liceo Battaglini di Taranto. Si tratta di una mostra di strumenti geometrici e matematici. Vediamo. Inauguriamo questa mostra di macchine matematiche che ci sono state gentilmente concesse dall'Università di Modena e di Reggio Emilia e che rispondono insomma a questa che è la nostra missione formativa, ovvero quello di sviluppare competenze in ambito scientifico dei nostri ragazzi e non solo, perché la mostra chiaramente è aperta al territorio Taranto ma a tutta la regione Puglia, Basilicata, e così come poi risponde appunto alla finalità di diffondere quella che è la cultura scientifica dei nostri giovani, visto l'importanza che ormai riveste nella loro formazione culturale. Infatti noi come liceo scientifico cerchiamo di integrare nel migliore dei modi possibile, noi ce la mettiamo tutte, la cultura scientifica con la cultura umanistica, affinché appunto il ragazzo sviluppi quelle competenze che oggi il mondo moderno richiede. La mostra appunto la inauguriamo oggi e sarà aperta tranne le domeniche, però poi durante la settimana sarà aperta a tutti coloro che saranno interessati, non solo studenti, ma appunto tutti i cittadini di Taranto e provincia.
Chiudiamo con una notizia di basket. Dopo oltre un mese e mezzo e ben due rinvii, la Puma Trading Taranto torna in trasferta e lo fa a Perugia per la 19ª giornata del campionato di Serie B, quarta di ritorno del girone D. Scontro diretto, lo dicono anche i giocatori rossoblù, lo conferma la classifica. Gli umbri arrivano al match con una striscia negativa di 10 sconfitte consecutive ed occupano il terzultimo posto in classifica con 6 punti in piena zona play-out. Non sarà comunque una gara da prendere sotto gamba. Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione di Canale 189. Grazie per averci seguito. Arrivederci.